Bella a tutti e bentornati sul mio canale o benvenuti a chi è la prima volta che viene sul mio canale. E buona visione. Allora, ragazzi, siamo su Uncharted 4, la fine di un ladro. Vi porto qualche video riguardante i trofei nascosti e magari qualche altro trofeo, vediamo se ce n'è qualcuno complicato che richiede un po' di quella roba là. E al massimo ve l'ho posto. Allora, cominciamo un po' dai trofei nascosti, che ce ne sono ben 17. Fate a capire perché fanno i trofei nascosti, quello lo sanno solo loro. Intanto non serve a niente. Va bene. Allora, andiamo a vedere, ragazzi. Allora, andiamo a vedere. Para tutti gli attacchi di Rafe nel duello di schermata finale senza essere ferito. Allora, per chi è la prima volta in assoluto che gioca a Uncharted, ed è per questo che parto da questa schermata, ragazzi. Quando si finisce la storia la prima volta, no? Completa, ci sono gli extra, vengono sbloccati degli extra in bonus. Componenti aggiuntivi, galleria personaggi e galleria bozzetti. Ok, allora quello che vi faccio vedere adesso, andiamo a fare quel trofeo lì. Selezioniamo storia, selezioniamo scontro, scontri. Poi andiamo al duello finale. A fine di un ladro, il 22, il duello. Selezioniamo, facciamo facile perché sinceramente ho giocato alla collection e c'era esploratore, c'era scritto sotto che non ti dava i trofei perché è troppo facile, no? Qui non lo dice, però io per evitare di doverlo rifare, 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 l'ho fatto facile e prendiamo. Sono sicuro di prendere sto trofeo almeno. Dopo potete benissimo provare a farlo anche a livello più basso. Io ho finito il gioco la prima volta a livello difficile, ho provato, ma così in modalità normale non è facile, a difficile. Magari a facile è facile, però non penso. Assolutamente, ragazzi, scusate il gioco di parole, sinceramente, ma secondo me, anormale, se ci riesci, sei veramente un grande, un grandissimo gatto, con gli stivali, con la spada in mano. Ecco, adesso ho detto spada, Cristo santo. Davvero, Ecco, Nate. allora, una volta che rientriamo subito qua, facciamo pausa. Cioè, opzioni, più che pausa. Andiamo su bonus. E qua vedete quello che potete mettere durante l'esplorazione, l'azione, eccetera, eccetera. Potete mettere gli skin, le armi, modalità di renderizzazione e modificatore di gioco. Quello che ci interessa è qua. Andiamo a vedere. Qua vi dà tutti i modificatori del gioco possibili e disponibili e alla fine del gioco potete sbloccare in base ai punti sblocco disponibili che vedete in fondo lì sotto a munizioni infinite. Allora, andate in modificatori e comprate rallentatore. Vi spiego anche la differenza tra i due. Rallentatore rallenta proprio tutta la scena. Dall'inizio alla fine, qualsiasi cosa. Modalità rallentatore invece rallenta solo quando, da quando si comincia a prendere la mira a quando si lascia la mira. Ecco, quel lasso di tempo lì viene rallentato. Il resto del tempo è normale. E poi ci sono tutti gli altri. Non sto qui a spiegarvi. Andiamo a vedere quello che ci interessa. Allora, rallentatore, equipaggiamo. Questa è una Torniamo qua follia, perfino per te. Vogliamo e parlare vediamo di che è follia. rallentato. Nathan Drake sbaraglia un pazzo e tutto il suo Da esercito sulla via per qui vedete, accidenti. potete parare, me parare, schivare meglio il colpo perché è proprio in mezzo proprio al bello deserto lento. del Rubalcaba.
sai esattamente da che parte arriva il colpo, perciò lo puoi schivare in anticipo. Dopo ci sono i tasti triangolo per schivare a sinistra e cerchio per schivare i colpi da destra. Quello vi verrà detto all'inizio. Ecco, qua io sono stato preso. Niente, era solo per spiegarvi. Io il trofeo l'ho preso, ragazzi. Era solo per spiegarvi come fare al meglio il boss finale senza subire danni. Adesso manca anche un po' la concentrazione perché sto parlando per il video per voi. Ho capito che ce l'hai con E qua me, è tutto, ragazzi. ma Fate come vi ho spiegato un attimo fa e il trofeo sarà vostro. Fate anche 1000 uccisioni, mi raccomando, 1000. 1000 uccisioni, ragazzi. Alla prossima. Bello a tutti, grazie. Ciao, ragazzi. Portarmelo via! E basta!